Allora, ci troviamo nel Museo Agroveientano di Formello, siamo in presenza di una guida generosissima, gentilissima, che è Giovanni, e siamo entrati nella sala che ospita i reperti trovati a Ottavia, precisamente a Poggioverde, negli anni Ottanta, durante la costruzione del cavalcavia sulla Trionfale. Qui ci sono i famosi reperti etruschi. In queste da che fa, infatti, sono vari ritrovamenti che sono stati appunto scoperti nella zona della Via Trionfale. E sono nella maggior parte anfore, buccheri, calici che rimandano proprio a quel periodo preciso. Diciamo, la maggior parte di questi buccheri sono stati utilizzati con impasto bruno, che era una terracotta lavorata che dava appunto questo colore nero intenso all'oggetto e lo manteneva intatto nel tempo. Infatti, come potete ben vedere, sono, diciamo, hanno una forma molto ordinata e intatta soprattutto. Sì, noi Giovanni, cittadini di Ottavia, in teoria vorrebbero visitare, vedere tutto ciò che è stato trovato, perché quando è stato trovato poi, diciamo, è stato spostato in parte al centro, vicino alla stazione Termini, no? E in parte qui, questo tramite la soprintendenza abbiamo saputo che si trovavano qui. Poi l'idea, la proposta che vorremmo fare alla direttrice, ma anche a Ferrovie, di poter esporre per un evento di 2 giornate, 3 giornate, lì nelle stazioni di Poggeo o della stazione di Ottavia, per fare quindi per i pellegrini, per i cittadini di Ottavia, fare anche durante il giubileo, per esempio, delle giornate di esposizione. Se la cooperativa anche, no, Giovanni, anche se la cooperativa collabora con Ferrovie, con la direttrice, qualche cosa si potrebbe creare. Beh, mi auguro di sì, quello poi sarà nelle descrizioni della nostra responsabile, però è un progetto veramente buono da poter effettuare. Ok, quindi da qui dal Museo Agroveientano di Formello è tutto per questa visita veloce lampa di alcuni lampo di questa cittadina di Ottavia, e ci vedremo al prossimo appuntamento.